ideale di perfetta, che sta tensionando sempre più disgestamente verso questa linea di tanto più fluido e poca occupazione e di situazione di ricchezza in altra maniera rispetto alla scuola di ricchezza. Direi che l'intervento di Sommari sta molto due aspetti molto importanti. Uno, così un po' futuristico, di grandi vantaggi, grandi dimensioni, grandi rivoluzioni della nostra più fosse già in atto che si stanno concretizzando e che saranno sempre portate più avanti in tanto quindi io darei la parola adesso a un fisico, al professor Richardson, che magari ci potrà portare qualche esempio più specifico su questa visione cosmologica che ci ha portato il professor Franz. I think my vision is going to be a little, I know it is more mundane than the one that Terry Mullis presented. Part of what I want to talk about, well, let's see, the general theme of things I want to talk about are changes that I am fairly certain are going to occur in the next 20 to 30 years based on the work that's being done in laboratories that I'm aware of. Research laboratories all over the United States. And there's a piece of it that will relate to what Carrie talked about on the computer age. The laboratory was conquered in order for me to be able to accept that vision. I would have to throw away most of what I think I know about modern physics. I'm still restrained by the speed of light myself. Okay, the three things that I want to mention, and the one that I'll talk, the first and last one, the ones I'll talk most about, are the revolution that I think information science is going to make to the world. And it's a lot more profound than most people are yet aware of, just looking at the fundamental mathematical theorems that people in the relevant areas of math and computer science are working on right now. The second revolution is obvious to everyone, and Carrie mentioned it also, and that's genomics. And the third one that I think is closely related to what Professor Cassati talked about this morning, the harnessing of complexity. And the example I want to make is in material science, which I think will happen. Let's go to information science. The important fundamental underlying mathematical ideas in that are related to theories of algorithms. One can actually prove mathematically that one nowadays has devised some scheme for solving a problem and it is the optimum way of solving that problem. I find that just amazing if you can prove that this is, without question, the best way. I'm even skeptical that it's possible, but anyhow, there's certainly lots of improvements in it. And the second very important idea and theme of research is data structures. That sounds like the most boring thing in the world because I think data structures is via the tables that banks keep on transfer of money from one place to another, but it's become a lot more interesting than that. You know, the first way you might store data is in a list, like your phone book or something like that. And a slightly more sophisticated way of doing it is in array. A row this way and a column down. And then the next more sophisticated way to do it is in a queue. Well, there are data structures that have even an infinite number of dimensions. Instead of three dimensions, they have four dimensions, five dimensions, six dimensions. And this will actually lead to much more efficient ways to get to large quantities of data. Now, why is that useful thing? Because it actually can permit people to think about ideas and manage information in a much more rapid, instantaneous way than they ever were able to do it in the past. The academic areas, now I have to be careful about my biases, many of us
the physical sciences and thought of the social sciences as being non-sciences, because people would, in those fields, as far as the physical sciences are concerned, were just stating opinions, and there seemed to be no way to test any of the ideas. I think that one of the things that will happen very rapidly in universities and academic life is that social sciences can become very quantitative, because they can have enormous quantities of information and get to them in an efficient way and think about what the information means in a completely different way. And I can't imagine exactly what the consequences of that will be, but I know that there are a lot of very intelligent people in social sciences that have a role to harness that. The whole business of museums will be very, very different. You know, that even have the United States Library of Congress has 10 million images. Well, that's wonderful, but how can you ever browse 10 million images? And what is a useful way of being able to go through the collection of all great art in the history of the world? I don't know the answer to that, but I know that the new data structures will actually help people be able to think of creative ways of being able to go through the process of browsing, and just follow the whim. It's as though you can rapidly go through all the world's greatest museums and actually follow some thread of idea wherever your brain takes you. Communication system, everything, and all the way through it, there will be
enthusiastic about that. Genomics, now all I can say there is that now when you're looking at this incredibly complicated set of genomes and all the DNA and genetic material, will become routine, that can be identified in every plant and animal species, and the great fun challenge and the reason why the field is so scientifically exciting is the issues of what does it all mean, and that's the two is going to be a place where the ability to control massive amounts of information will allow one to be able to sort through the various possibilities for identification of whether the genetic code is what pieces of it have which function, or what happens if you change the role of these items. The third one is that I want to talk about is complex materials, because there I think there's some really nice fundamental physics in my particular field, which is condensed matter physics or solid state physics. In the latter part of the 20th century, one of the interesting things in cross between physical chemistry and physics that a problem was solved is actually the issue of phase transitions of matter from one equilibrium state to another equilibrium state. That is, material might go from being a solid to a fluid, or from one fluid state to another, like liquid crystals have various states. And a complete, accurate, thorough description to whatever detail one wants to know got developed in a theory called the normalization group theory, and it's completely understood perfectly. And that theory is quite wonderful if you're interested in the simplest kind of model that one can have. If you look around, 99% of, more than that, almost everything around is entirely equilibrium, very far away from equilibrium. And the challenge is actually understanding how to optimize those materials. As energy sources get depleted, the challenge will be to make things that are lighter, stronger, faster, smaller. If we want to take full advantage of the miniaturization that's going on, people tell me that right now there are surgical procedures where they can take miniature wires and hook up through the ear the wire from the vibrating beads that detect sound into the nerves on the inner ear, and they pick up as many as 5 tones with that type of a microsurgery and microcircuitry. They're very important materials problems that have to be solved. The oldest analogy in human culture related to material science, I think, is the creation of steel weapons. 4,000 years ago, it was usually a religious rite in which somebody would take an alloy of iron and put it in a fire, beat on it, and then typically in some sort of a ceremony that would take precisely a certain amount of time, plunge it into the intestines of a sheep or something like that, hold it there for a few minutes, and then pull it out, it would be smoking, and then this would be the sharpest and the strongest blade, because the gods had been appeased by punching them with the steel and the animal. Well, there's real material science there related to understanding exactly how to stop this material from reaching complete equilibrium. If you let that piece of steel cool down very slowly, but no longer have its sharp edge and its strength. It is suspended in a metastable state forever. I think that one of the challenges that's
strongly involved in certain mathematical models that Professor Cassati talked about, is that people will actually understand that in a much more sophisticated and complete way, rather than empirical trial and error ways to form materials in a stronger or lighter fashion. Well, I'll stop there, but those are some of the things that my colleagues are talking about that I think will be happening in the next quarter century. As you look, I'm not going to try to predict the future. First, let me say,
which we continue to see in the form of foundations supported by wealthy individuals in the United States and elsewhere. There is also the notion of research done in large corporations, increasingly multinational or global corporations. I think the reason that we think in terms of supported research as coming from very wealthy individuals or entities is that research, especially at its fundamental end, at the very fundamental end of the spectrum from fundamental research to very applied research and development, as you go to that fundamental end, it's extremely risky and in some sense extremely costly. When we're talking about fundamental discoveries, since serendipity plays such a huge role, you almost have to conjure up the image of getting 100 scientists and locking them in a laboratory somewhere, and then coming back in 5 years and hoping that when you open the door, one of them will say, "I discovered something really valuable." But the trouble is, you don't know in advance which one. And you've got to feed all 100 of them for 5 years before you get the discovery. And furthermore, you have no notion in advance probably what it will be or what its application is. So because fundamental research has that character, it requires some organization that can take the risk. You can't ask someone to fund one scientist because it's unlikely that that will be the one. And as a result, you have to amass resources that can fund enough to diversify, to use the economists. Away some of the risk. And so we think in terms of large pools of resources having to come from somewhere, and we naturally think of places where there are large pools of resources. Now, all of those sources are important, and we certainly need more than we have certainly at present in many countries, ours and mine included, yours as I understand included, to support the development and application of science broadly. However, there is a mechanism which has been developed and sort of fine-tuned in a number of places. One of which I'm particularly familiar is what is called Silicon Valley, which is the area in Northern California where I happen to live, where this kind of activity is sort of mother's milk. I mean, that's what we do where I live. Entrepreneurial activity and startups and venture capital, that's just what everyone does, myself, I might add, included. And let me just briefly describe how that process has evolved and suggest that it provides another way, which has proven in many respects to be extremely fruitful, of supporting research and development. The basic idea here is that organizations with large pools of capital, pension funds, governmental agencies to some extent, but typically organizations that want to make money, pension funds, the endowments of large universities, large pools of capital that basically want to invest and see a return on their investment, very capitalist in nature. Many of those will give a certain amount of money to what is called a venture capitalist. So we'll have maybe 20 pension funds, each of whom will give some money to someone called a venture capitalist, an organization called a venture capitalist. Venture capitalists now have quite a bit of money to invest. The venture capitalist will then go out looking for, and sit in his or her office and wait for someone to come to them who would like some money to try some crazy new idea. Somebody with probably a very ill-formed concept, some sort of basic scientific discovery that they think may have some ultimate application that will be fruitful and valuable and perhaps profitable. And venture capitalists will go through a very complex process of trying to evaluate that idea, trying to check the science, talk to other people in the field,
decide whether or not there's even a slight chance that this might be one of the 100 that's going to produce something valuable. If the person or who passes that test, venture capitalists will give that organization some money and help build an organization and actually do the research, do the development, ultimately, hopefully, produce something for which there can be revenue. And what's interesting about the process is that the venture capitalist is not just a funding agency. It's very different than the state supported version, because the venture capitalist knows other people who are doing similar things, knows people that can be hired from other organizations to help build this research organization, knows something about the possibility of marketing various combinations, can help the organization as it evolves from going down blind alleys, and can help shape the process in ways which hopefully will be helpful. But not always helpful. Sometimes they're very disruptive and destructive, but hopefully can be helpful. And then as the process evolves, if this turns out to be a good idea, why then eventually there will be a product, the batteries will be sold, and there will be returns provided to pay back the investors who ultimately invested. Now, the thing that's interesting about that is that the venture capitalists will not just invest in one project. The venture capitalists will invest in several projects, and most of those projects will also be invested in by other venture capitalists. So there's a huge amount of diversification. Many pension funds put their money into one venture capital pool. Venture capital pool then puts its money in many projects. And so, in effect, what we're getting is 100 scientists, but it's 1,000 or 10,000. And so, the risk is being reduced radically by this very extensive pooling of interests. And that process, and plus all the communications, the impersonal communications, hire your friends from somewhere else, sit in the restaurant and talk about what's the next development microprocessors. All those activities, which tend to work best if they're in one reasonably proximate geographic area, have thus far, at least in the instance of software and hardware and communications and computer technology that's been done in this particular area and other such areas. San Diego is a very active area for this. Certainly the Seattle area is. That's turned out to be very, very fruitful. A great many things, many of the things that Gary was talking about, that Bob was talking about, have come out of that process. Now, is that sufficient? Just leave it to free enterprise, I would say absolutely not. If you look at those organizations and those centers of activity, almost uniformly they are associated with and draw heavily on great research universities. So they are helping bring the fundamental research that's been funded in a much more traditional manner into ultimately the commercial fruition. And in that sense, I think you see the partnership of different kinds of processes that can help bring about and accelerate this move to unemployment, but the good unemployment, which is the leisure that we all desperately wish for. And Kerry's been, as in many things, much more successful than I am in reaching that goal. In any event, those are just some thoughts. It's a relatively recent development, and I think it's helped a lot in the application and to some extent development of science, and I think it will help a great deal more in the future, and it's a model that I think should play a role in every place, not only in some parts of the United States, but at least some parts of Italy, some parts of Switzerland, the EU in general. Thank you.
dai piuttosto anche. Però tutti i conti, quello che viene fuori è per sviluppare la tecnologia, perché queste scoperte, questa innovazione scientifica porti veramente a dei risultati, poi ovviamente tutte sono vita, sulla nostra società, e sul nostro futuro occorre investire. Occorre investire per tanti corsi, cioè ottimizzare le capacità intellettuali, inventive e trasformarle in fattori finanziari e trasformarle in sviluppo del mondo e trasformarle in innovazione. E qui vorrei, forse abbiamo ancora 10 minuti, vorrei riprendermi al brevissimo discorso di Giuliano che mi ha rapportato alcune idee. Prima cosa, Napoleone ha ricevuto parecchie volte un scienziato italiano. Napoleone era un generale di ambizione, un generale che ha fatto in realtà un'operazione dello Stato che ha portato la carriera di scienze, che ha portato uno Stato moderno, ma era un generale, era uno dei tanti, non aveva certamente un background né scientifico né culturale, era soltanto un uomo di grande intelligenza e di grande capacità. Io mi chiedo, spesso volte mi chiedo quanto oggi nel mondo moderno le leve del comando onorano la scienza come Napoleone ha fatto volta. Io mi chiedo se questi premi Nobel sono stati erogati dal potere politico come Napoleone ha onorato volta. Io mi chiedo se la scienza, pur essendo molto più importante nella vita di quanto non fosse ai tempi di Volta, sia considerato dal mondo civile e dal mondo politico. Io mi chiedo, e questo poi sono oggetto di discussione oggi, se veramente il mondo moderno si è reso conto che questa nuova cultura che sta perdendo tutta la nostra vita e non guarda invece sempre indietro. In particolare, io mi chiedo se l'Europa, non l'Italia, se l'Europa non si è accorta di questa grande trasformazione e rispetto alla parte che ha scoperto Cristoforo Colombo non ragioni non a livello di Volta ma a livello di pre-Volta, cioè a livello forse prima ancora di procedibile. Allora io vorrei chiedere, perché questo è divenuto proprio sentendo il discorso di Giuliano, c'è una canzone bellissima di Giuliano che viene fuori, che vengono pagati per il loro merito, non per l'anzianità, cosa che fanno gli Stati Uniti, ma che non viene più fatto in Europa se non è un'università. Quindi, cioè, quindi era per 5.000 lire, per le prese altre 4.000 quando è andato il merito, ma non è quello che ho colpito che mi ha dato questo, era sempre vero che ne 24.000 quando era stato il merito. Allora, ci sono alcuni spunti che fanno vedere che la vita è sempre la stessa, ma che c'erano forse certe idee, certi riconoscimenti che la cultura scientifica e non soltanto scientifica a quei tempi, quando il Signore voleva intervenire, quanto non sia forse adesso dove questi aspetti forse sono meno considerati. E vorrei chiedere ai nostri pregnanti se loro cosa ne pensano di questo. Loro pensano forse che noi dovremmo rivedere il ruolo della scienza nella società civile e anche nella società civile nel senso più ampio, cioè con un ruolo dello scienziato più attivo, un ruolo dell'uomo di scienza più attivo nel mondo civile invece di stare nelle proprie laboratori, avere anche un ruolo che poteva avere Volta, che a un certo punto ha avuto un ruolo, è diventato senatore, consigliere di Napoleone. È importante o dobbiamo sempre restare nei nostri laboratori a così aspettare? Questo è un punto che io ritengo che potrebbe questo aiutare uno sviluppo di innovazione più umana, più reale, invece di essere vista soltanto come un fattore che si è usato quando è necessario, per esempio per la guerra e non per esempio. Yeah.
PhD scientists in the House of Representatives out of 435 people, and there has been one PhD scientist in the United States Senate in this century, so there's, they're not terribly successful in politics. Thank you.
quali sono le norme della società, cioè sono uomini come noi a livello superiore, non solo perché hanno avuto dei riconoscimenti eccezionali, ma che vivono la nostra vita e che si possono dare dei consigli talvolta buoni, talvolta cattivi, ma ad ogni modo che ci ragionano, e questo principalmente per i giovani. Seconda cosa, perché in questa maniera io ho preparato il terreno a chi concluderà, e sono perfettamente in tempo perché mi è risultato che avevo ricominciato alle 12.30 e sono le 12.27 e quindi abbiamo rispettato, essendo così vicini alla Svizzera, un tempo svizzero, il che è piuttosto comune nell'usanza italiana. Però diciamo che probabilmente nella parte di Como, siccome giustamente come noi sappiamo, l'evoluzione avviene anche per non solo perché i geni si trasmettono, ma perché poi si adattano. Probabilmente la vicinanza svizzera ha creato questo spirito di perfezione rispetto del tempo, magari per qualche trasmissione di gene che è venuto nel corso dei secoli, con tanti che, come ha detto giustamente il sindaco, abbiamo anche avuto con i nostri vicini del nord. E quindi io passerei alla seconda parte, chiederei al Roberto Fulano.
e dall'assessore alla cultura del collega Tremaglia, proprio l'impossibilità per una ragione di forza maggiore a stare, essendo impegnato fuori con partito. Dicevo, l'impossibilità di essere presente di persona, ma presente, da quel che ho visto, con una ricca documentazione e con un testo scritto che dovrebbe essere stato consegnato nelle cartellette che vi dovrebbero essere state distribuite. Ringraziamento e apprezzamento, dicevo, oltre alle eminenti personalità della scienza e della cultura che hanno dato lustro a questi lavori, ringraziamento e apprezzamento oltre che a loro ai nostri amici, se mi consentite di chiamarli così, se loro non si offendono, del Centro Volta, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra regione, al Presidente, al coordinatore scientifico, al professor Giulio Casati, ai suoi collaboratori, il dottor Federico Cannoli, che con la passione civile, che credo anche voi adesso vi abbiate conosciuto, la passione civile e intellettuale, tengono alto da tempo il vessillo della cultura scientifica nella regione più avanzata del nostro paese. L'iniziativa di oggi si inserisce dunque nel programma delle celebrazioni di molti anni promosse dalla Regione Lombardia. L'assessore alla cultura era stato da noi in giunta incaricato l'anno scorso di assumere, e in particolare dall'interno della giunta da chi rappresenta la provincia, che è stata in tale volta, di assumere tutte le iniziative più idonee, sia legislative che amministrative, preordinate ad una significativa, non effimera, celebrazione della ricorrenza bolognana. La Giunta regionale ha poi ratificato il programma delle celebrazioni che è elaborato nel frattempo dall'autorevole comitato, costituito a seguito dell'approvazione della legge speciale approvata dal Consiglio regionale nel 1996. Ecco, il convegno di stamattina ha costituito per noi l'occasione, per così dire, simbolica, per la sua presentazione ufficiale. Noi la sottoponiamo all'attenzione vostra, mettendo a vostra disposizione nel dossier, già a vostre mani, i documenti essenziali che ne illustrano le caratteristiche salienti. Nel dossier a mani vostre, non ancora a mani delle nostre eminenti personalità scientifiche che stanno a questa parte del tavolo, ma sono sicuro che poi al termine del nostro lavoro colmeremo questa lacuna. La pubblicazione del programma nel documento intitolato La Regione Lombardia per il bicentenario, la pubblicazione del programma mi esime dall'illustrarlo nei dettagli. Grazie alla legge speciale, la Regione promuove e promuoverà sia direttamente sia indirettamente, sia in collaborazione con altri enti pubblici e privati, promuove e promuoverà attività culturali di spettacolo. Un esempio per tutti, i percorsi bolognani in Lombardia, tra Pavia, Milano e Como. Promuove e promuoverà attività editoriali, attività divulgative, attività congressuali, tanto per dire due titoli, da Platone a Internet, da Volta al 2000. Innovativi anche per il territorio maschio. Promuove e promuoverà anche il
presentare il programma regionale, mi corre il dovere, a nome del governo regionale, di ringraziare i componenti del comitato, di ringraziare i rappresentanti delle istituzioni universitarie, dei scientifici della Lombardia, di ringraziare i rappresentanti degli istituti di credito, di ringraziare i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, che potrete meglio individuare, che potrete nominativamente individuare nella documentazione che è stata messa a vostra disposizione. Come pure mi corre il dovere di rivolgere un'espressione non meno intensa di ringraziamento a tutte le istituzioni pubbliche e private ricollegabili alla figura di Alessandro Volta, che hanno collaborato e che collaborano alla realizzazione del progetto e che ho visto che sono più o meno tutte della partita di questa sala e che sono per voi il Comune in persona del suo sindaco qui presente, la provincia, il comitato organizzatore locale, il centro di cultura scientifica Alessandro Volta. Consentitemi di ricordare anche l'università per la terza età, che pure non a caso è dedicata ad Alessandro Volta. Tuttavia, se no dicono che sono partigiano va bene, ma che poi magari lo sono anche troppo. Tuttavia, dove Volta, come sapete, fu docente tra il 1778 e il 1819, tuttavia il Comune, l'Università degli Studi, Comitato organizzatore locale e per Milano e per Milano l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e di Lettere, che lo ebbe suo primo presidente, e ovviamente il Politecnico, in particolare il Dipartimento di Elettrotecnica e l'Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana. Come pure, ultimi ma non certo meno importanti, anzi, corre il dovere di rivolgere un particolare ringraziamento alla Fondazione Carlo, che ha messo a disposizione risorse importanti per i progetti in particolare dei percorsi volgari, e alla CEDU, qui rappresentata in prima fila dal dottor Fiorenzo Benzoni, che ha proposto e che ha realizzato il logo delle celebrazioni e che poi ha sostenuto alcuni progetti di carattere innovativo. Sarebbe certamente un compito impari a questo punto del vostro convegno anche solo lontanamente osare l'azzardo di qualche ulteriore considerazione in un consesso dello spessore scientifico e culturale di quello che abbiamo ascoltato. Sia però consentita due umili e telegrafiche soprattutto sottolineature. La prima è questa. Come è stato sottolineato e come ho fatto in tempo a captare dalle ultime battute della tavola rotonda, Alessandro Volta ha voluto e ha saputo inserire il suo contributo per l'innovazione scientifica e per l'innovazione tecnologica in una visione più ricca, più feconda del ruolo del ricercatore per lo sviluppo civile e per lo sviluppo economico, per lo sviluppo sociale della comunità in cui ha vissuto. In una visione, cioè da un lato aperta al confronto e alla integrazione con le più avanzate posizioni della cultura europea, ma anche fortemente legata all'esperienza e ai valori della società e della cultura lombarda. E questo è un aspetto, è una sottolineatura che rende per noi di grande esempio e ancora oggi di grande qualità, al di là dei suoi meriti scientifici, la figura di Alessandro. La seconda sottolineatura
si sono sviluppati in un contesto, sì, molto attento agli interessi economico-produttivi, però in un contesto indirizzato anche verso i fondamentali bisogni dell'uomo e verso le connesse esigenze di progresso delle diversità. Risultati
diciamo, del pensiero umano tradotti poi nel concreto, che siano posti al servizio dell'umanità. E c'è anche da dire che dalla scienza il potere politico e dalla comunità scientifica, dove prenderò mano in questo tema, deve poi avere un controllo continuo, una critica severa continua, perché il potere politico commetta meno errori di quanti non se ne siano commessi nel passato. Tornando a questo congresso, a questa iniziativa, a nome del governo, io desidero ringraziare il professor Mannes, il professor Richardson, il professor Schall, premi Nobel che hanno voluto onorare una delle figure più significative, poliedriche, affascinanti, espresse dal mondo e dalla tradizione scientifica di questo nostro paese. E voglio ringraziare tutti coloro, il sindaco di Como, l'assessore regionale, i docenti, gli studiosi, gli studenti, le autorità che hanno voluto partecipare a questa iniziativa, che come sapete sia del Ministero dei Beni Culturali, sia del Ministero dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica, hanno accolto con grande favore e hanno sostenuto. Questa celebrazione, che ho ascoltato stamattina negli interventi, mi dispiace di essere arrivato in ritardo, non era colpa mia, ci sono dei programmi molto intensi che mi sono dovuto rimanere per tutto il tempo in Parlamento, sapete che abbiamo la legge finanziaria. Quando si parla di risorse, delle finanziarie fondamentali dell'erogazione di risorse in questo paese, e ho voluto difendere le risorse assegnate proprio al settore della ricerca e dell'università. Ecco, mi pare che questa celebrazione della patria di Alessandro Volta non si è proposta e non si è trasformata in un rito o in un semplice momento rievocativo. Certo, molto importante, è stato importante ricordare, come ha fatto il professor Giorello, attraverso quali cenni, quali assidua attenzione, quali intuizioni e anche quali prove, quali confronti, quali dissensi, quali polemiche Alessandro Volta ha potuto offrire dal suo tempo all'Europa, al mondo, idee rivoluzionarie, esperienze innovatrici, soluzioni pratiche che hanno aperto una nuova era non solo nella percezione e nello studio dei fenomeni elettrici, di altri fenomeni che ha indagato, ma nello sfruttamento di una energia che oggi perde, si può dire, ogni aspetto della nostra esistenza. Ricordare, rievocare, perché Alessandro Volta, soprattutto per le nuove generazioni, non sia solo il nome a cui è dedicato un centro, una scuola, un monumento, un prefisso di uno strumento, perché si comprenda la portata di un'opera che ha avuto non solo grande risonanza nel mondo scientifico dell'epoca, l'omaggio del potere illuminato, chiamiamo così, ma ha costituito un modo di essere, di pensare, di indagare la realtà che si è sposato veramente alla libertà e all'indipendenza del nostro popolo, degli strati più avveduti e più combattivi che lo suscitavano e nello stesso tempo lottavano per tradurre in un nuovo Stato nazionale, in una sua forma più avanzata, in una società libera. Si è andati e si deve andare oltre a questi pur importanti significati per porre in modo esplicito il problema che al cuore della scienza e degli scienziati della società moderna e del rapporto fra esso, cioè fra questo luogo, e il tema più generale del progresso reale dell'umanità, dello sviluppo che non infranga le regole dell'uomo, dei suoi diritti, della vita. Del rapporto cioè tra il libero e il legale, la ricerca per la quale
risultati delle ricerche, le tecnologie che derivano, che devono passare al vaglio della società, comportano la responsabilità congiunta della comunità scientifica, del suo complesso e lo stesso potere politico democratico. L'impegno di questo potere è e deve essere quello di favorire lo scoccare del cittadino, come avete detto. Paese, l'Europa, più in generale, senza voler esagerare, l'umanità ha bisogno di questa scelta. Mi rendo conto che tutto questo oggi comporta, non siamo più alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, comporta anche la necessità di grandi investimenti. Pensate per esempio alle spese che gli Stati devono sostenere per i grandi acceleratori di particelle che indagano sulla natura della terra, che indagano e cercano di approfondire anche l'origine anche, se volete, dell'universo. Richiedono, come dire, un assiccio di risorse. Spesso con grandi sacrifici. Noi, per esempio, in onore anche della tradizione grande di questo paese, abbiamo mantenuto capitoli di spesa per la fisica imponenti, rilevanti. Spesso ci si accusa di avere commesso degli errori, nel senso dell'investimento massiccio in un settore mentre qualche altro settore veniva ad essere più decontente e sostenuto. Lo abbiamo fatto in nome di un primario, non per orgoglio nazionale, ma perché riteniamo che il nostro paese ha già dato tanto e deve poter continuare a dare in ragione anche di queste esperienze, di questa eredità, di questa grande tradizione. Sappiamo bene che ci vogliono grandi risorse, però alla base di tutto, e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi e ai giovani, occorrono anche adeguati processi di formazione. E lo dico alla rovescia, dai grandi centri di alta qualificazione fino alla scuola di base, dalle grandi strutture di ricerca fino ai nostri istituti di istruzione superiore. Occorre che le nostre strutture sappiano cogliere senza burocratismo le nuove idee, le scintille che si producono e sappiano assumere nuovi filoni di indagine, progetti anche arditi, idee non convenzionali da sviluppare. Ho sentito citare Mark Twain, so bene che diceva che occorre nutrire speranze eccessive. Tutto ciò che di buono, diceva Mark Twain, si è fatto nel mondo, si è fatto in nome di speranze eccessive. Lo sappiamo benissimo. Abbiamo portato la lira in Europa, io credo che abbiamo anche il dovere, per quanto mi riguarda, e un impegno, di portare anche il nostro sistema di ricerca in Europa. Perché nel nostro sistema ci sono debolezze, squilibri, c'è una percentuale rispetto al prodotto interno lordo di spesa che non è soddisfacente, e all'incirca la metà della media dei paesi europei. Abbiamo un numero di ricercatori inferiore, abbiamo un numero di centri di ricerca inferiore e qualche volta questi centri sono scarsamente collegati. C'è un rapporto difficile, vero professor Lugo, tra ricerca scientifica e tecnologica e imprese. C'è un palleggiamento di responsabilità, si parla di un gap culturale, di uno scarto di cultura, e ci si accusa un altro di voler mantenere, che posso dire, torri lunghe. In realtà ci sono degli ostacoli da rimuovere, e quale sia la origine di questa incomunicabilità, bisogna rimuoverla, certo non creando subalternità. Certo, non potendo assolutamente
assolutamente pensare, anche per il libero mercato che dobbiamo salvaguardare, che sia l'industria un modo produttivo a sottomettersi ai desideri dell'università. Certo, non possiamo neanche pretendere che siano le imprese a regolare, nessuno controlla quali siano realmente i risultati di queste ricerche. Nessuno sa se il denaro dello Stato, cioè il denaro della comunità, il denaro dei contribuenti, è stato speso bene o male. Ci stiamo pensando per arrivare a questo risultato. Ci sono anche dei problemi di riforma degli enti, la creazione di una rete scientifica. Noi ci auguriamo, perché lo stiamo facendo, di associare sempre più le imprese al sistema di ricerca pubblico. Occorrono ancora certe azioni pubbliche, ma occorre anche che ci sia un pochino più di coraggio da parte delle imprese. E io volevo riferire al professor, a quello che ci diceva prima il professor Sciarro, devo dire che è vero che c'è un rischio nella sostenere le attività di ricerca che le nostre imprese professore non vogliono correre, però c'è anche la possibilità di grandi risultati anche sul terreno economico quando questo rischio si corre e quando le risorse sono impiegate in modo popolare. Ben vengano le imprese, ben venga la ricerca anche privata. Noi vogliamo sostenerla in un intreccio stretto fra pubblico e privato che possa dare una massa critica al nostro che questa politica abbia successo. Certo, occorre un'azione rigorosa del governo. Sono qui ad onorare il nostro grande scienziato, una parte della nostra storia scientifica, ma grazie anche, come ha fatto l'assessore, agli organizzatori, al professor Spallino, al professor Lugo, al professor Cannon, al professor Casati. Grazie di cuore da parte del Ministero dei Beni Culturali, da parte del Ministero che rappresento, che ha volentieri messo a disposizione le risorse per questa iniziativa, del mio Ministero che confida molto nelle scintille che questo appuntamento spero abbia acceso. Le vogliamo dire. Grazie. Significativo la scintilla delle idee. Vediamo. Noi siamo a Como e parliamo tanto di Volta. Volta però è così davvero importante per la storia dell'umanità come ce lo immaginiamo noi o esageriamo? Guardi, se non fosse stato così importante non saremmo nemmeno qui a fare questa intervista, perché non avremmo nemmeno i mezzi tecnici per farla, insomma. C'è stata una grande svolta nella storia dell'umanità che è stata la scoperta del fuoco, ma guardi che la scintilla di Volta non è mica meno importante, insomma. Quindi direi che
forse adesso quello che è paragonabile alla pila come entità, cosa può essere? Non so, l'energia atomica, per esempio, no? Si è parlato anche del ruolo degli scienziati nella società civile, in questo senso anche Volta può insegnare qualcosa o no? Beh, bisogna ristudiare tutta la storia dell'avventura voltiana nei suoi rapporti con le grandi accademie e naturalmente poi il rapporto che Volta ebbe con Napoleone, insomma, questo è un interessante esempio di interazione tra mondo della scienza e mondo della società, insomma, l'interazione tra questi due mondi oggi la proviamo sulla nostra pelle, no? Ecco, l'ultimissima domanda, c'è qualche aspetto di Volta di cui non si parla mai che secondo lei andrebbe messo in rilievo? Ma io credo che ci sarebbero da fare parecchi studi interessanti sulla figura di Volta. Un argomento per esempio affascinante è vedere se Volta ha nelle pieghe della sua ricerca una filosofia implicita. Secondo me sì.